Oggi voglio parlarvi del destino di una principessa che risale, pensate, addirittura alla prima metà dell'VIII secolo. Avete capito bene, di una principessa. Sentite che cos'è accaduto a questa povera ragazza. In Lombardia, nelle vicinanze della città di Varese, famosa tra le altre cose per il bellissimo lago, ci sono molti edifici antichi, ricchi di tradizioni, leggende e fatti storici davvero cruenti. Tra questi uno dei più belli è proprio il monastero dell'Assunta di Cairate, che appunto, come ho detto poc'anzi, risale alla prima metà dell'VIII secolo. Oggi è aperto al pubblico e al suo interno custodisce importantissime opere d'arte, come ad esempio quelle di Bernardino Luini. Questo monastero oggi è anche molto famoso, tra l'altro, per uno spirito inquieto che sembrerebbe girarsi all'interno delle sue mura. E sapete chi dovrebbe essere questo spirito? Proprio lo spirito della sua fondatrice, ovvero la principessa Manigunda. Apro e chiudo una piccola parentesi, perché alcuni affermano che una volta era anche una regina. Manigunda infatti viene definita la principessa dei Goti, ma non è molto chiaro il suo ruolo, perché i fatti non riportano alcuna regina longobarda con tale nome. Quindi se veramente fosse stata una principessa, in ogni caso non sarebbe mai salita al potere effettivo. La credenza che sia stata una donna di stirpe reale si deve al fatto che la sua tomba venne rinvenuta durante i restauri del monastero tra il 1545 e il 1563, e oltre alle sue ossa furono riportate alla luce oggetti tipici appunto di una donna di stirpe reale. Pare che i fenomeni paranormali all'interno del monastero pare che siano iniziati proprio allora e si siano protratti nel tempo fino ad oggi. Ma raga, andiamo subito alla vicenda, perché qui la storia si confonde, diciamo, un po' con la leggenda. Sapete tutti, no, che le leggende comunque, bene o male, hanno un fondo di verità. Anche pur piccola, ma comunque qualcosa c'è. I documenti riguardo alla vita di Manigunda sono molto pochi e per di più riportano gli eventi solo dopo la fondazione di questo monastero. In ogni caso, quella tracciata dagli storici sembra una biografia del tutto verosimile. La principessa Manigunda era la figlia del re longobardo Liutprando e visse nell'VIII secolo. Purtroppo era tanto bella quanto sfortunata. Soffriva di una terribile patologia ai reni ed era davvero molto molto fragile. Per questo motivo era solita a lunghi periodi a letto. Il suo stato era motivo di timore da parte degli ospiti, che si presentavano al padre come pretendenti, ed è proprio per questo motivo che la ragazza non ha mai avuto modo di trovare il vero amore, ma purtroppo ha trovato solo una cosa: pena e sofferenza. Le sue giornate erano sempre uguali, le poche passeggiate che poteva permettersi le faceva accompagnata solo dal suo fedele cane, descritto tra l'altro come cane di grande stazza e dal bellissimo pelo bianco. Manigunda era solita soffermarsi a osservare le coppie innamorate, e non solo, ma anche gli sposi che passavano vicino al suo castello, sospirando amaramente per la sua fragilità e il fatto di non poter fare quello che tutte le altre persone facevano. Si crede che in seguito ad un malore la ragazza ebbe fatto un voto alla Madonna affinché la guarisse, ed un giorno venne condotta a Cairate e beve da una sorgente che aveva la fama di essere miracolosa. E infatti, grazie a quell'acqua, la principessa non solo guarì dal suo malore, ma riottenne forza e vitalità che aveva perduto. Per mantenere il suo voto, nel 737 d.C., fondò a Cairate un monastero dedicato a Santa Maria Assunta e per questo motivo si fece monaca. Lì rimase per tutto il resto della sua vita e sempre lì venne sepolta dopo la sua morte. Secoli dopo il monastero subì massicci restauri tra il 1545 e il 1563, e grazie a questi lavori il suo sarcofago tornò alla luce. I resti della principessa e altri corpi, trovati ovviamente in loco, furono sepolti nel cimitero locale, e pare che da allora lo spirito della bella Manigunda non riuscì mai a trovare pace. Infatti si aggirerebbe ancora tra le mura di questo edificio, a volte apparendo a figura intera, a volte invece sotto forma di nebbiolina indistinta. Ma si dice inoltre che a volte si possono udire passi e voci, e che di tanto in tanto si intravedono lunghe trecce svolazzanti scomparire dietro gli angoli. Ma torniamo a un fatto che vi ho raccontato poco fa. Vi ricordate che prima vi ho parlato di un bellissimo cane bianco che questa principessa possedeva quando ancora era in vita? Ed è proprio per questo motivo che sono tornato sul discorso, raga, perché alcune di queste apparizioni spesso e volentieri compare un secondo spettro, e questo assomiglierebbe in tutto e per tutto ad un grosso cane bianco. Queste apparizioni avverrebbero soprattutto negli orari serali e notturni. E questo perché? Perché un tempo molti contadini si ritiravano dai campi con le loro amate, ciò che avrebbe sempre desiderato la bella Manigunda. Una delle apparizioni più recenti, e anche tra l'altro fra le più discusse, si è verificata nel 2012, quando durante alcuni
lavori di restaurazione, un operaio ha scattato una foto davvero misteriosa. La figura che appare è semi-trasparente, ma in ogni caso sembrerebbe vedersi molto bene chi è. E sembrerebbe in tutto e per tutto, appunto, la principessa Manigunda. Ed è apparsa esattamente nello stesso identico modo in cui compare nei suoi documenti storici. A diffondere questa notizia fu proprio il sindaco del paese, Paolo Mazzucchelli, che affermò la sua genuinità. Molte persone oggi visitano questo monastero con la speranza di intravedere qualcosa che confermi questa storia e la presenza del suo fantasma. Ma pare che Manigunda non ami mostrarsi agli occhi dei curiosi e che soprattutto apprezzi il silenzio, cosa che ovviamente in un monastero con tutta quella gente è praticamente impossibile da ottenere, anche pur trattandosi di un luogo sacro. Avete mai sentito parlare della strada più infestata del Texas? Oppure addirittura forse su tutto il globo terrestre? Ebbene, oggi io sono qui per raccontarvela. Negli Stati Uniti molte strade di periferia hanno la fama di essere infestate da spiriti, da entità, e molte di queste sono quasi sempre vie secondarie che praticamente non vengono più frequentate quasi da nessuno se non dai locali. Dietro ad ognuno di questi percorsi, raga, ci sono delle terribili storie, delle terribili vicende di morti orribili o eventi tragici, non dovuti semplicemente e sempre al fatto di incidenti, ma si parla anche di omicidio oppure suicidio. Se poi andiamo a parlare anche di luoghi, di strade dove a suo tempo morirono anche soldati in guerra, viene quasi immediatamente da accostare fenomeni paranormali di poco conto alla possibile presenza di spiriti inquieti. Infatti oggi sono qui proprio per parlarvi di una strada del Texas. Una strada che collega due città, da Grove a Port Neches. Ma udite udite, perché negli anni ha mantenuto il nome di Sarah Jane Rowe, il ricordo di una donna che ancora oggi apparirebbe lungo di essa come uno spirito davvero inquieto. La strada di per sé è una strada abbastanza modesta e nel sud della contea di Jefferson la percorrono praticamente, come ho detto appunto inizio video, soltanto locali, ma non solo, anche di curiosi attratti da questa storia. Questo percorso si collega a statali molto più frequentate, ma questa strada attraversa anche una zona acquitrinosa, una foltissima boscaglia che costeggia il fiume Neches. Per questo, oltre ad essere una strada tortuosa, spesso si immerge ad una strada di visibilità molto ridotta a causa della fitta nebbia che sale dalla palude circostante. Ma a spaventare chi si addentra su quella strada non sono solo le condizioni atmosferiche, quanto la storia di Sarah Jane e il suo spirito. In realtà, raga, dovremmo parlare di più storie, ma io voglio raccontarvi questa perché è quella più raccontata in assoluto e di conseguenza anche la più realistica. Sarah Jane era una ragazza di 30 anni che abitava proprio lungo quella strada. Con lo scoppio della guerra civile americana tra il 1861 e il 1865, suo marito venne chiamato a combattere come soldato confederato e quando i soldati nemici attraversarono la regione, Sarah Jane temette che la uccidessero insieme a suo figlio. Tra l'altro nato da pochi mesi, quindi era proprio un pargoletto minuscolo. Sarah iniziò a percorrere questa strada fino al ponte che sovrasta il fiume Neches, ma quando vide arrivare un gruppo di soldati e conscia di essere stata vista, nascose suo figlio alla base di questa strada e fare finta di essere sola, e sarebbe tornata sul posto solo ed esclusivamente quando i soldati se ne sarebbero andati via. E fu proprio così. Fortunatamente, in effetti, i soldati non le fecero assolutamente nulla, se non che chiederle informazioni, ma al suo ritorno alla base del ponte il suo fagotto non c'era più, era scomparso. Questa povera ragazza cercò suo figlio tutto il giorno e tutta la notte lungo le rive del fiume, e oltre che a lei ad aiutarla si unirono altre persone che abitavano in quel luogo, e a tutti coloro, ma dico proprio a tutti che passavano lungo quella strada, Sara chiedette loro: avete visto il mio bambino? Ma non ci fu niente da fare, il bambino non fu mai ritrovato. Ovviamente Sara, distrutta dal dolore, pensò di tornare sul ponte, legare una corda normalissima, tra l'altro quella che si usava una volta ma anche tutt'oggi per stendere i panni, e a quel punto decise di legarla e si impiccò. Quando la gente trovò il suo corpo, vide anche sul legno un messaggio graffiato dove recitava appunto: dov'è il mio bambino? Poiché il bambino appunto non fu mai ritrovato, qualcuno ipotizzò l'idea che fu divorato dagli alligatori. Infatti, raga, fino a non molto tempo fa questa palude era popolatissima di alligatori e di altri predatori, quindi è plausibile pensare che Sara, credendo di nascondere suo figlio, lo abbia invece consegnato a nemici davvero molto molto più aggressivi rispetto ai soldati. Sta di fatto che ancora tutt'oggi la strada che conduce da Grove a Port Neches sia molto spesso al centro di strani avvistamenti. Il principale appunto è l'avvistamento dello spettro di Sarah Jane, che apparirebbe lungo i bordi della strada
chiedendo a qualsiasi persona che trasta su quel percorso dov'è il suo bambino. Apparirebbe soprattutto di notte e nella zona in cui si era impiccata, ovvero sul ponte e ai bordi dell'acqua, e apparirebbe con una lunga veste bianca tutta sporca e bagnata, e non solo, ma anche con i piedi scalzi. Innumerevoli testimonianze riportano infatti il pianto di una donna che si ode in lontananza e un vagito nei pressi del fiume. C'è addirittura anche chi afferma di aver notato un cappio che penzolava proprio sotto il ponte e che una fitta nebbiolina di una forma vagamente umanoide segue le automobili che si attardano su quella strada. Questa storia afferma che ripetendo 7 volte la frase «Ho il tuo bambino, Sarah Jane», lo spirito della donna appaia proprio nelle vicinanze di chi ha ripetuto questa frase. Vi sono poi altri fenomeni anomali, fenomeni paranormali, come ad esempio avvistamenti di orbs, fiammelle che si muovono nell'acquitrino e ombre che passerebbero davanti alle macchine in transito davanti ai loro fari. Forse una spiegazione di tutti questi eventi paranormali è da ricercare ad un antico cimitero indiano rinvenuto alla fine del 1800 a nord di questa strada, anche perché tutte le tombe di questo luogo furono letteralmente scoperchiate e distrutte semplicemente per fare posto a un campo. I nativi americani parlano infatti di sepolture molto importanti e proprio nella zona della Sarah Jane Road alleggerebbero molte leggende sui loro avi e agli spiriti ad essi legati. Raga, oggi questa strada è meta di diversi turisti, di diversi curiosi e non solo, ma anche di diversi ghost hunter che cercano di capirne di più e cercano di dare qualche spiegazione in più a tutto quello che sta accadendo. Che ne dite? Andiamo a fare un giro in Kansas? Let's go! Eccoci arrivati raga, e qui non hanno alcun dubbio che la casa più infestata non solo di questo posto sia la Sally House. Ma la cosa davvero strana raga è che pur essendo scettici, molti studiosi hanno affermato ricerche scientifiche su questo luogo e non è raro vedersi ancora dei cacciatori di fantasmi, ghost hunter che misurano campi elettromagnetici e quant'altro all'interno del giardino. Ma chissà un po' come mai, chissà un po' come mai raga, ascoltate cosa vi sto per raccontare. Per forza di cose la Sally House è diventata un'attrazione, diciamo tra virgolette, turistica e tra le più importanti di Atkinson, appunto nel Kansas. E non solo perché è stata protagonista di molti documentari televisivi. Ma il nome di Sally House non è sicuramente questo, ma ormai è questo il nome attribuitole e perfino in questa cittadina la si nomina proprio in questo modo. Si trova al 508 di Second Street e la maggior parte degli abitanti, raga, crede che sia abitata come minimo, ma come minimo, da 2 spiriti maligni. Loro sono convinti di questo, ma altre voci dicono che si tratta semplicemente di spiriti perduti che cercano l'aiuto di chi è nelle vicinanze. Ma partiamo da lontano 1867, quando questa abitazione fu costruita e fu acquistata da un uomo d'affari di nome Michael Finney, che si è trasferito con sua moglie, 2 figli e una figlia di 6 anni, chiamata appunto, chissà come mai, Sally. A quanto pare, poco dopo il loro arrivo, la piccola Sally cominciò a comportarsi in una maniera davvero ambigua, davvero molto strana, non si capisce bene, e diceva di avere paura delle persone nere. E aggiunse anche che la venivano a trovare in camera durante la notte. A causa dei numerosi avvistamenti della bambina, i genitori ovviamente iniziarono a pensare razionalmente
credendo avesse un problema neurologico, mentre in realtà era tutta un'altra cosa. Il padre era un dottore, infatti, e contrariamente a quello che pensava la moglie, iniziò a pensare ad un luogo di cura molto affermato per la propria figlia. Ma raga, non soltanto un luogo affermato, anche un luogo in cui le informazioni dei pazienti erano tenute strettamente, ma non solo strettamente, di più riservate, proprio per evitare di rovinare la reputazione del soggetto. La casa rimase in possesso della figlia fino al decesso del padre, ovvero Charlie Finney. La morte di questa persona avvenne nel 1947, dopodiché la figlia fu affidata per forza di cose a studenti diverse volte, ma la gente non è mai rimasta a lungo in quella casa. Ma attenzione raga, perché l'unica persona che sembrasse tollerare l'attività paranormale al suo interno era un uomo di nome Ethel Anderson, che ci visse appunto fino alla fine degli anni 90. Quindi raga, è una cosa molto recente, abbastanza recente rispetto ai nostri tempi. Fino a quel momento non si è mai saputo se effettivamente ci fossero entità nella casa, perché non ci sono documenti ufficiali che comprovano queste teorie, ma soprattutto non ci sono persone disposte a parlare di questo argomento. Nonché Tony e Debra Pickman, i successivi proprietari della casa. La reputazione di Sally House da questo momento in poi iniziò a diventare molto popolare, ma divenne ancora più famosa dopo il loro insediamento. Tony Pickman, fin da quando sua figlia si trasferì in quella casa, subì diverse ferite e sembrava il bersaglio principale di questi stranissimi fenomeni aggressivi, mentre invece gli altri membri della casa si limitarono a vedere ombre, oggetti cadere dagli armadi e sentire non di più di qualche urlo, ma mai e poi mai aggressioni fisiche come capitavano all'uomo. Graffi, lividi e persino tagli apparivano sul suo corpo quasi praticamente ogni settimana, e non solo di notte, ma anche durante il giorno. Infatti tutto questo portò l'uomo a chiedere aiuto a gruppi di investigatori del paranormale. Oltre a Tony, quando furono condotte ovviamente ricerche nella casa, diversi individui furono bersaglio di attacchi, ma nuovamente subirli erano solo gli uomini e mai le donne. Raga, secondo me, da quello che posso pensare io, da quello che posso immaginare io, si tratta semplicemente di uno spirito che ha avuto dei problemi con gli uomini ed è per questo che attacca più che altro gli uomini e mai le donne. Ho un altro pensiero, ma preferisco, insomma, ecco, non dirlo. E qui proprio entriamo all'interno della storia, perché non solo gli abitanti della casa subirono attacchi, ma addirittura anche gli investigatori del paranormale. Infatti anche loro subirono spinte, graffi, tagli, ustioni addirittura durante il loro soggiorno, e ciò portò alla conclusione che ci fu un'entità demoniaca presente tra quelle mura. Ma proseguiamo raga, perché la storia non finisce qui. Infatti oltre agli attacchi appena elencati, i visitatori testimoni hanno riportato anche apparizioni incomplete, come ad esempio oggetti volanti, mobili smossi, versi, urla terrificanti, agghiaccianti, urla umane femminili e oggetti che scomparivano e riapparivano in punti diversi della casa. La prima grande indagine sulla Sally House fu condotta infatti alla fine degli anni 90 dalla trasmissione televisiva Side Things. Successivamente la fama si ingigantì e da quel momento parecchi psichici e ricercatori sul paranormale hanno tentato numerosissime volte, anzi non hanno tentato, stanno tentando ancora, perché la storia sta andando ancora avanti, di scoprire dei segreti che fino allora non erano mai stati trovati. Quindi le indagini a tuttora stanno proseguendo. Ovviamente oltre ai classici strumenti elettronici c'è chi provò ad usare anche altri tipi di strumenti, come ad esempio la tavola Ouija, cristalli, pendoli e altri oggetti ancora, per contattare l'entità presente appunto in quella casa. Ma tutto ciò che ottennero, udite udite raga, furono solo ed esclusivamente aggressioni fisiche da parte di forze invisibili e diversi EVP inquietanti, ma davvero spaventosi, da parte ancora bene non si sa da chi. Il Kansas Paranormal Group proprio negli ultimi anni si è interessato al caso, e i ricercatori che fanno parte del film oggi affermano che oltre allo spirito della piccola Sally ci sia anche una donna di circa mezza età che sembra essere l'artefice appunto di tutti questi attacchi terrificanti. Ma raga, da tutte le prove, non solo da parte di strumenti elettronici ma anche, come vi ho detto poc'anzi, da altri tipi di strumenti hanno raccolto, sembra che la Sally House non è solo la casa più infestata del Kansas, ma forse anche molto molto di più. Raga, per oggi questo video termina qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e tempestate di like questo video come si deve. Noi ci vediamo prestissimo al nostro prossimo video, che non si sa che cosa potrebbe essere, perché qua stiamo portando un po' di tutto. Intanto vi auguro un buon proseguimento di settimana ed un buon weekend.